Ecco, buongiorno a tutti. Siamo arrivati al quarto incontro. Il pubblico qui presente non è molto numeroso. D'altra parte, il Covid semina sempre più problemi. E poi, ormai da tempo, dobbiamo fare le cose sia online che offline. Questo è il quarto incontro di un ciclo che si intitola Arte per la liturgia. Non a caso qui nella scuola di arte sacra questo è il nostro pane quotidiano, il nostro lavoro, quello di realizzare un'arte che abbia una utilità e intenzionalità liturgica. E il primo incontro che abbiamo avuto è stato dedicato alla nuova edizione del Messale Romano. È stato l'arcivescovo Claudio Magnago che ha spiegato come siamo arrivati a questa nuova edizione di un libro antico che è certamente fondante la liturgia eucaristica, che è forse la principale atto liturgico della Chiesa cristiana. Abbiamo poi avuto altri due incontri, Monsignor Pennasso della CEI e Don Severino Dianci, che hanno parlato della Chiesa e delle chiese. Severino Dianici lo ha fatto in una logica di interno-esterno, la chiesa come viene percepita all'esterno e che cosa è dentro, quindi il rapporto con la città, il rapporto con il soprannaturale, l'importanza della soglia, mentre il Pennasso ha parlato molto più concretamente proprio delle nuove chiese che si costruiscono, degli adeguamenti liturgici che si fanno, perché la CEI è attore principalissimo, anche proprio in termini di finanziamento, di queste iniziative. Quindi quali sono le logiche? Questo è il quarto incontro e abbiamo padre Valerio Mauro che insegna teologia sacramentaria alla Facoltà Teologica dell'Italia Centrale. Quindi assieme alla liturgia, alla teologia sacramentaria sono le materie teologiche che hanno proprio a che fare con questo snodo tra arte e liturgia, francescano e tra l'altro anche responsabile della provincia francescana toscana. Cappuccina. Sì. Non voglio rubare altro tempo, lascio la parola a padre Mauro e poi alla fine del suo intervento ci sarà modo di porre domande. Anche chi fosse online può scrivere le proprie domande in modo tale che poi si possano fare. Grazie mille. Dura una mezz'oretta. Allora, grazie a tutti della presenza, ma anche dell'invito. Il titolo che io ho dato a questo mio intervento usa un termine particolare, banale, cose, volutamente perché questa indeterminatezza permette di includere nella mia riflessione realtà che in effetti sono molto diverse l'una dall'altra. D'altra parte, cos'è la liturgia? Solo senza dover fare una lezione su questo elemento della fede, però devo sottolineare alcune cose. La liturgia, dalla sua etimologia, è un fare, quindi non viene precisata dalla spiegazione verbale di quello che viene fatto. Ma al contrario, la liturgia è un fare quello che viene detto. C'è un fare che è molto che ha il primo posto, perché l'idea dell'azione coinvolge tutta la dimensione corporale dell'uomo. E quindi ciò che noi sperimentiamo all'esterno attraverso i nostri sensi, tutti e cinque, sono coinvolti nella liturgia, cioè il vedere, il sentire, il toccare, il gustare e anche l'odorare. Questo, da un punto di vista della fede cristiana,
è un passaggio verso una comprensione dei cosiddetti sensi spirituali, che non rientrano nella mia riflessione, però la teologia cristiana ha sviluppato l'idea dei sensi spirituali, che è un percepire in qualche modo il mistero di Dio a un livello diverso da quello che noi percepiamo della realtà. Però la liturgia è mediazione di questa realtà. Cioè la percezione sensoriale che noi abbiamo durante la partecipazione liturgica è mediazione per una partecipazione più intima e interiore che possiamo tranquillamente definire come esperienza di Dio. Tra virgolette, ovviamente, però non siamo fuori da questa realtà. Come è già stato accennato da Monsignor Maniago, c'è un cambiamento totale nella liturgia cattolica con il Vaticano II, al quale devo fare brevissimo riferimento, perché prima del Concilio la liturgia era 1. Azione del sacerdote o del prete. 2. Era osservanza precisa delle cosiddette rubriche, cioè delle norme prescritte per l'esecuzione del rito. Con il rinnovamento liturgico accolto dal Concilio e trasferito nella nuova mens, che ancora, lo dico tra parentesi, deve entrare profondamente sia nel popolo di Dio che nel clero, la prospettiva è diversa, perché la liturgia è ritornata ad essere vista come azione del popolo e per il popolo. E si chiede a tutti coloro che sono presenti durante l'azione liturgica quella che il Concilio definisce la participatio, cioè la partecipazione attiva e consapevole. Questo non vuol dire che tutti debbano fare tutto, ma che durante una determinata sequenza rituale tutti devono essere attenti a quello che viene svolto. E questo è un cambiamento radicale, per cui tutto ciò che riguarda l'arte, io l'ho diviso in due parti. Le espressioni artistiche che rientrano nell'azione liturgica sono o delle cose che sono evidenti e percepibili anche al di fuori dell'azione liturgica, ma che mantengono il loro valore. Per esempio, entrando in una chiesa si vede o si dovrebbe vedere l'altare, l'ambone, il luogo della deposizione eucaristica, il battistero o fonte battesimale. Queste realtà che sono liturgiche non in uso, però sono già state oggetto di espressione artistica e mantengono un loro valore, un impatto visivo. Vi sono poi delle altre realtà che, diciamo, sono percepibili solamente all'interno dell'azione liturgica, per esempio i vasi sacri, ciò con cui viene contenuto il pane e il vino, non è che quando uno entra in chiesa le veda, però durante l'azione liturgica sono messe all'evidenza e alla visione. Quindi c'è questa differenza che secondo me però è abbastanza importante. L'altro aspetto che rientra un po' con le relazioni precedenti riguarda la collocazione di queste realtà, soprattutto di quelle che hanno un certo peso, un certo spessore. E quindi vorrei dire che a questo punto la collocazione delle cose che servono per la liturgia non è banale, ma in qualche modo dovrebbe già essere prevista dalla realizzazione stessa. L'esempio più evidente, lo vedremo subito, è quello del fonte battesimale. Fonte battesimale che è un elemento importante per la fede cristiana e
faccio alcuni accenni di legislazione, ma che hanno il loro valore. Uno, non tutte le chiese hanno o dovrebbero avere il fonte battesimale, ma è riservato solamente alle chiese parrocchiali. Perché? Perché il fonte battesimale indica l'ingresso nella chiesa e la chiesa è una chiesa locale che poi è strutturata in parrocchie legate appunto alla funzione di unione e comunione che riveste il vescovo nella sua chiesa cattedrale. Quindi un santuario, per quanto vissuto e frequentato, non dovrebbe avere un fonte battesimale, a meno che non sia parrocchia. D'altra parte, proprio per questa sua valenza fondamentale, quegli aggeggi, scusatemi l'espressione un po', no? Quelle bacinelle che vengono prese e portate via al momento sono veramente quanto di meno liturgico e di meno espressivo possa esserci. Per cui il fonte battesimale deve avere una sua collocazione fissa. E la sua collocazione permette poi dei percorsi liturgici diversi l'uno dall'altro. Vediamo tre esempi. Ora, spero che si possa vedere. Sì, no, oltretutto c'è anche scritto. Se vedete in alto, questa è una chiesa di San Bartolomeo Erto e Casso, in alto si distingue la parte, diciamo, del presbiterio con l'altare, eccetera. Il fonte battesimale è messo, per chi guarda la piantina, sulla destra. Quindi in questo caso abbiamo un fonte battesimale collocato accanto all'altare. Durante un battesimo si svolgerà tutto lì. Quindi nelle prime panche ci saranno i genitori con i bambini, però poi capite che tutto diventa relativamente statico, perché non c'è nessuna processione verso il fonte, ma tutto rimane lì. Altre soluzioni sono per esempio questa. Il fonte battesimale, lo vedete qui, è in basso, l'altare è al centro, c'è già una certa distanza, una separazione di luoghi, e a questo punto il fonte battesimale potrebbe avere già, come dire, un contorno, una sede anche artistica a sé stante, perché poi si permette un percorso per vivere la liturgia nella sua interezza. L'altra soluzione, una processione molto più ampia, la vedete in questa ipotesi. Il fonte battesimale lo vedete qui sulla destra, qui a sinistra, l'ingresso è vicino al fonte battesimale, tutto il resto dell'aula è spostato in avanti, sia il luogo per l'assemblea che l'altare. E quindi si innescano dei processi, dei percorsi che rientrano nell'idea del fonte battesimale. Allora vediamo alcuni esempi di fonte battesimale. Questo, vedete, è un fonte battesimale all'interno di un luogo molto chiuso, di una estrema semplicità. Allora, la prima cosa che un artista dovrebbe individuare è questa. Il fonte battesimale fondamentalmente può essere di due tipi. Questo è molto, al di là della sua semplicità, c'ha una vasca molto ridotta, il che vuol dire che si potrà fare un battesimo solo, come viene detto, per infusione, cioè versando l'acqua sulla testa dei battezzati. Questa è l'unica. Altre soluzioni possibili sono dei fonti battesimali a vasca, dove si può scendere o far scendere i bambini, anche nudi, perché il discorso è questo, come avveniva nell'antichità, però questo comporta tutta una visione abbastanza diversa. Allora, vedete, faccio vedere degli esempi che sono moderni. E dov'è la modernità? La modernità è nella estrema semplicità della forma e soprattutto nella eliminazione delle figure.
Questo è un aspetto che nell'architettura contemporanea, parlo un po' da ignorante, poi casomai mi correggerete, c'è una tendenza all'aniconismo, cioè a levitare immagini e raffigurazioni. Linee molto essenziali, scarne, e vedremo che tutto ha una sua certa composizione unitaria nelle chiese nuove. Si creano delle, direi, discrasie quando si modernizzano luoghi di chiese antiche. Vedete, questo è un fonte battesimale messo all'interno di questa chiesa del 2005, è un fonte molto ridotto, è vero che è fisso, però diciamo che non offre un grande spazio al gesto battesimale che si dovrebbe compiere. Questo è un fonte battesimale già più ampio all'interno di una piccola aula riservata al battesimo. E questo è già un discorso diverso. Il fonte battesimale non è solo da una parte, ma è riservato a. Il discorso però, facciamo un po' un ritorno al passato, non tanto perché si debba copiare il passato, ma perché dal passato possono venire suggestioni o idee particolari, o quantomeno una comprensione diversa. Siamo nel 1500, questo è il fonte battesimale del Duomo di Siena. Vedete, c'è un contrasto tra la sua magnificenza ornamentale architettonica e di fatto l'uso che si può fare di questo fonte. La vasca, quella piccola, è intorno a questo elemento, questo tipo di guglia che si erge, non permette un grande movimento. Si tratta di affacciarsi lì col bambino e non si possono compiere quei gesti, direi quelle processioni che chiedono invece spazio, perché siamo in un'epoca in cui il battesimo è una cosa molto semplice, quasi trascurata, si battezzano i bambini in pochi minuti e poi si rimandano a casa. Forse perché anche adesso comunque si battezza un bambino più piccolo anche per un'esigenza pratica, piuttosto che consapevolmente da adulti non si va a si può battezzare. Allora, nel 500 sì, c'erano questi bambini sempre, però per esempio ci sono anche dei fonti battesimali ancora più ampi, dove però la vasca è sempre limitata a questo discorso. Battesimi per gli adulti però sono sempre esistiti, e però ormai si è entrato l'uso di, anche per gli adulti, di fare un battesimo semplicemente per infusione. Una cosa interessante, e potrebbe essere un'idea, sono questi fonti battesimali, questo è in particolare il fonte è questo, che si sono diffusi in Inghilterra verso il XV secolo, con una ricca, vedete, serie di bassorilievi che rappresentano i sette sacramenti. Quindi, fonte battesimale, quindi legato a quella che viene detto l'ingresso nella vita sacramentale, che viene già spiegato e illustrato attraverso i bassorilievi dove ci sono tutti i sette sacramenti. L'ottavo lato poi è sempre una immagine della crocifissione o del battesimo di Gesù a seconda, ma ciò che conta secondo me è che il fonte non è semplicemente liscio, ma ha delle raffigurazioni che possono essere o liturgiche o anche della vita di Cristo, come questo fonte battesimale moderno della chiesa di San Lamberto a Liegi. Vedete sul davanti c'è l'immagine del battesimo di Cristo, che a livello teologico è il fondamento per il battesimo. Quindi un artista che debba elaborare un fonte battesimale
deve certamente in confronto con il committente interrogarsi prima di tutto sulla collocazione, e questa potrà permettergli uno spazio più o meno ampio. In secondo luogo, una scelta che deve essere fatta è se avere una superficie completamente liscia, senza, oppure delle raffigurazioni che possano alludere a qualcosa di attinente all'espressione della fede. La forma abituale dei fonti battesimali di per sé, quella tradizionale, è l'ottagono, perché richiama l'ottavo giorno della creazione, che non è il settimo giorno in cui Dio si è riposato, ma il giorno della resurrezione. Col battesimo si risorge alla vita nuova del Cristo risorto. E quindi immagini che rinvino o alla vita di Gesù, o per esempio ai simboli dei quattro evangelisti, danno un impatto visivo che può aiutare nella comprensione del battesimo stesso. Però qui si rientra appunto in percorsi, direi, alternativi. Un altro elemento, chiudo, però ripeto, mi piace ripetere, la cosa importante è che non si debba mai ricorrere, questa non è colpa dell'artista, è colpa del parroco, a quelle bacinelle usa e metti da un'altra parte. Quindi il fonte battesimale andrebbe veramente messo in evidenza. Un altro aspetto che è stato ripreso dal Concilio è l'ambone. Ora vi faccio vedere quello che non dovrebbe essere. Allora, questo è un ambone recente costruito con una certa visione stilizzata, però questo è un leggio. Se le parole hanno un senso, questo è un leggio. È stato messo accanto il cielo pasquale perché in questa chiesa da qui si legge la parola di Dio, ma non torna. Il Concilio ha rimesso in primo luogo la lettura della parola di Dio, che per il suo valore e la sua pregnanza deve essere proclamata da un luogo alto. Ambone ha questa etimologia di anabaino, cioè di salire in alto. Non è una tradizione cristiana, ma è già giudaica. Nel libro di Esdra si dice che appunto i Leviti salirono per leggere la parola di Dio. Nelle sinagoghe il luogo da cui si legge la parola è alto, e l'idea di una parola fondamento della nostra fede viene rappresentata artisticamente da un ambone saldo. Come la fede è salda sulla parola di Dio, così il luogo da cui si legge deve essere saldo. E allora ci sono stati vari aspetti nella storia su come vivere l'ambone. Questo è dalla cattedrale di San Matteo a Salerno, è un ambone cosiddetto monumentale, che diventa quasi un pulpito. Lungo la storia l'ambone è diventato pulpito, quindi non più luogo da cui si legge la parola di Dio, si proclama la parola di Dio, ma direi quasi luogo da dove si fa la predica, spesse volte fuori dall'azione liturgica. Il rinnovamento invece ora chiede che l'ambone sia saldo, ben evidente a quando uno entra in chiesa. Allora apro una parentesi. All'ingresso in chiesa due luoghi dovrebbero essere immediatamente percepibili: l'altare e l'ambone. Questa è una trasformazione rispetto alla visione vecchia, preconciliare, dove ciò che si deve vedere subito è la reposizione della Santissima Eucaristia, con gli altari del Rinascimento, poi settecenteschi e così via.
I luoghi invece sui quali si deve strutturare l'aula e soprattutto evidenziare l'atteggiamento di fede sono questi due, l'altare e l'ambone. Dando la precedenza all'ambone, questo è un ambone moderno, molto scarno, però abbastanza solido. Anche questo è un altro ambone moderno. Questo è un ambone antico, dove vedete viene sottolineato l'andare in alto con delle appunto raffigurazioni artistiche. Ecco, questa è una realizzazione fatta, scusate, non ho preso l'appunto, però è di una chiesa e moderna. Ve la lascio alla vostra, al vostro giudizio. Chiaramente dietro queste figure qui uno sale, no? E le proclama la parola da questa sede. Questo è un altro tipo di realizzazione moderna che mantiene l'idea del salire e di un luogo dove questa colonna che c'è alla destra è il luogo per il cero pasquale durante il tempo appunto pasquale. Questa è un'altra realizzazione moderna di un ambone un po' pericoloso perché sembra che possa cascare, però di fatto è saldo. Allora, questo ambone deve essere visto nelle realizzazioni moderne in sintonia con l'altare. Ed ecco, vi faccio vedere alcune figure. Questo è un presbiterio dove già si vede una caratteristica degli altari moderni che riprende forme antichissime dell'età patristica, cioè l'altare è quasi un cubo o un parallelepipedo molto scarno. Qui c'è un'assoluta mancanza di forme, dalla sede c'è l'altare e c'è il l'ambone. Qui di fatto l'artista è tutto sommato un architetto che ha disegnato la chiesa, ha già stabilito come le cose possono essere vissute. Questa è una coppia a San Lorenzo a Cavolano a Friuli, dove qui veramente c'è un'espressione artistica che ha ridisegnato in maniera in sintonia sia l'ambone che l'altare. La scelta del materiale è stata fatta questa. Ecco, quanto queste nuove realizzazioni si inseriscono in un contesto più antico? Questo è un grosso punto interrogativo. Alle volte le cose funzionano, alle volte le cose sono un po' in dissonanza. Questa è un'altra espressione di un altare, di un ambone che sono veramente ridotti al minimo. Questo è uguale, lucerna. Questo è un presbiterio dove non c'è nulla se non quest'altare. Vedete anche questi, stiamo passando a vedere degli altari. E questo è un altare, un ambone con questa colorazione che sono stati inseriti in questa chiesa. Io vi ho fatto vedere l'altare perché l'altare teologicamente è simbolo principale di Cristo. Mentre l'ambone è un luogo da dove si proclama la parola di Dio, in modo particolare il Vangelo. Quindi simbolo di Cristo non è l'ambone, ma è il Vangelo che viene letto dall'ambone. Per l'altare invece il discorso è diverso. Simbolo di Cristo è l'altare stesso. E allora ci si può domandare se questa elaborazione così scarna ha questa valenza simbolica di indicarmi Cristo.
Mentre soluzioni tipo questa, che sono veramente minimali, però l'idea della pietra mi rinvia, per chi conosce la scrittura, alla frase Cristo è la pietra angolare. Per cui mi sembrerebbe ovvio che l'ambone di pietra abbia una simbologia molto più pregnante ed efficace di, scusate, l'altare, di altari di legno che rinviano alla mensa e quindi a un'idea di ripetizione dell'ultima cena, che appartiene più alla tradizione luterana e riformata che a quella cattolica. Vedremo alcuni esempi di questo tipo. Questa è una sistemazione radicale di una chiesa precedente in chiave moderna. Allora, se vedete, c'è l'ambone a sinistra e l'altare sul fondo, scusate, che nella loro semplicità però hanno un rinvio artistico, secondo me, abbastanza significativo. E i due luoghi sono abbastanza identificati. Anche questa è una chiesa moderna. Questo è un altare nuovo a chiesa parrocchiale di Castelvetrano, che è stato inserito con, direi, la simbologia abbastanza chiara del Cristo come pietra angolare sul quale tutto si compie. Una cosa da dire, ma non riguarda tanto gli artisti, ma riguarda poi coloro che useranno le loro opere: l'altare non dovrebbe essere coperto e riempito da tante cose, tipo microfoni, foglietti. Questa è una cosa che riguarda il parroco, questo è vero. Però sarebbe bene che l'artista avesse in mente, mentre elabora un altare, che la sua opera è tutta, è lì. Deve apparire nella sua nudità. È solamente durante la celebrazione che si mette la tovaglia, eventualmente le luci e i fiori. Perché è l'altare in quanto tale che è simbolo di Cristo. Anche questo è un altare rinnovato, si vede poco nella foto, però qui è una mensa di pietra con delle gambe. È più in sintonia con l'altare vecchio, secondo la visione antica, però è meno pregnante. Questo è un altare che nella sua semplicità, con un gesto minimo, però dà dei significati, almeno questa è la mia impressione personale, non è abbastanza importante. Questa è un'altra elaborazione moderna. Ecco, un'altra cosa nella quale un artista potrebbe spingersi è l'evangeliario. L'evangeliario è quella custodia preziosa che contiene il libro dei Vangeli, per cui nelle celebrazioni più solenni si usa distinguere il libro delle prime letture, quindi il lezionario, dall'evangeliario, che contiene solamente i testi del Vangelo. Viene portato in processione e poi dopo la lettura viene messo da parte. La tradizione cristiana prevede una ricchezza di elaborazione nelle copertine di questo testo. Per esempio, questo è un evangeliario, è la copertina di un evangeliario antico, con pietre preziose, il Cristo, immagini di adorazione, e potrebbe essere un spunto per una elaborazione artistica. Ecco, una cosa a cui ho accennato è che l'architettura moderna rifiuta delle immagini, ma qualche immagine ogni tanto si trova. E qui le immagini dei santi e di Cristo
riflettono la sensibilità moderna. Ora mi permetto di dire che cos'è l'arte sacra. L'arte sacra è quell'arte che esprime l'esperienza religiosa del proprio tempo secondo le sensibilità dei credenti di questo tempo. Quindi paragonare espressioni del 200 o del 500 con espressioni del 2000 non è corretto. Ciò che dovrebbe unire tutte queste espressioni è l'atteggiamento di fede. Cioè è da un'esperienza religiosa che poi nasce un'opera artistica capace di trasmettere la stessa esperienza religiosa. Come questo Cristo, che è molto diverso per esempio dai crocifissi del Settecento, e riflette per esempio una tendenza che si trova in alcuni artisti moderni di omettere la croce e raffigurare solamente il Cristo con le braccia spalancate, che può essere al tempo stesso o un crocifisso o un Cristo risorto. C'è questa ambivalenza di significato che viene trasmessa. Allora, mi permetto, prima di passare ad alcuni oggetti, a fare un excursus su altre tradizioni delle confessioni cristiane. Come cose che sapete, ma le richiamo alla memoria, la tradizione ortodossa e orientale ha l'iconostasi, cioè questa grande parete piena di icone, questa sia una chiesa moderna in Bielorussia, dietro la quale avviene la celebrazione eucaristica dall'offertorio in poi. I fedeli non vedono nulla, vedono le icone. Prima la celebrazione inizia davanti con la lettura, l'omelia, e poi attraverso delle porte i presbiteri entrano dentro e non si vede più nulla. Il diacono entra ed esce annunciando quello che viene celebrato. Chiaramente qui siamo in una visione dove il vedere l'icona e al tempo stesso partecipazione al mistero che viene celebrato dall'altra parte, perché le icone sono presenza di Dio, teniamolo presente, no? Per la visione orientale l'icona è presenza sacramentale del mistero divino che rifulge nei santi. Le nostre raffigurazioni sono raffigurazioni più didattiche. L'arte occidentale è andato in questa direzione. La riforma protestante ha portato a una progressiva o immediata eliminazione delle immagini. Queste sono due chiese luterane, vedete, molto semplici, dove però ci sono delle raffigurazioni. Qui in fondo si vede bene che la croce ha il crocifisso, perché le immagini sono state mantenute dalla confessione luterana. Il centro di tutto però non è più l'altare, ma lo vedete, è il luogo da dove si proclama la parola e si predica. C'è questo spostamento della centralità del luogo. Qui si vede ancora meglio. Vedete, l'altare è in fondo, ma è una mensa. Ciò che conta è il pulpito da cui il predicatore annuncia la parola, che diventa il luogo fondamentale della liturgia. Le chiese di tradizione riformata e valdese, per esempio, non hanno più le immagini. Nelle chiese riformate e valdese non trovate nemmeno il crocifisso, c'è solo la croce. E il luogo principale è quello da cui si proclama la parola. Vedete, l'altare è ridotto a un tavolino, perché non è più la parte principale della liturgia. E anche qui è la Chiesa Valdese Metodista di Venezia che riflette questa nuova visione spirituale della propria fede. Ho parlato però anche di oggetti che servono semplicemente al momento
e fondamentalmente sono i cosiddetti vasi sacri. Prima di fare un excursus, secondo le norme, il vaso sacro deve essere di materiale indeformabile e che non si possa rompere. Poi ci sono deviazioni spesso seguite, però di per sé il vaso sacro dovrebbe essere dorato o di materiale prezioso. E qui semplicemente vedere le figure credo che ci lanci a riflessioni personali. Le figure sono in ordine cronologico. Calice siriano del VI secolo, VII secolo, qui andiamo all'impero bizantino, Nord Europa, già il calice serve per poche persone ed ecco che la comunione viene ridotta, i calici acquistano bellezza fino a che diventano di uno stile molto semplice, ora scusate il prezzo, c'era scritto, questi sono calici moderni in ceramica, quindi di per sé sarebbero contro le norme liturgiche, e questo è un set che si trova a 199 euro, ma potrebbe essere anche un set per l'olio e il sale per la cucina, perché la forma di per sé non è molto diversa. Si deve distinguere questi oggetti dall'uso comune? Domanda, non rispondo personalmente, ora poi se ne può anche parlare, però questo è un po' il discorso. L'ultima cosa, questo oggetto liturgico che noi non abbiamo è il cucchiaino. Cucchiaino che nella liturgia ortodossa serve per dare la comunione ai bambini, perché il bambino battezzato riceve la crismazione e la comunione. E allora c'è questo cucchiaio d'oro nel quale viene inzuppato anche o il vino oppure la piccola ostia bagnata col vino e data al bambino. Quasi mezzogiorno, io lascio spazio eventualmente a domande, è stato un excursus un po' veloce, però onestamente ho scelto di fare questo piuttosto che tralasciare qualcosa. Grazie per l'ascolto.